non c'è il cammino giusto e quello sbagliato, non c'è il vero cammino e il cammino falso, c'è il cammino di Santiago. Ognuno lo fa come desidera, ognuno lo fa come se lo sente e ognuno lo fa soprattutto come può. Salutiamo anche Palas de Rey che ci ha ospitato quest'oggi. Questa è la via centrale. Devo dire che di giorno è molto più carina rispetto a che di notte o la pioggia. Ora si parte, si va verso una nuova destinazione distante più o meno 30 km. Quindi quest'oggi sarà molto impegnativa. Quindi, come si dice in queste circostanze, buon cammino, Ultreia. Ruscetta, dove sei? Sono rimasto da solo con un bischero. Non so neanche dove andare. Timbro. Figo. Questo è un segno. Ma obiettivamente, ma dove succede in Italia che da nessuna parte ti suonano le macchine quando passano e dentro c'è anche delle belle figlie. Ti salutano, pellegrini! Da noi si girano dall'altra parte. No, in Toscana ti schiacciano. Ma l'ha letto il cartello? Sono 65 km, senti, a me è venuta un'idea. Aspetta, aspetta un attimo. Bravo, sì, ma ora tu mi garbi, così ti voglio! Metti fuori il coscino! Ehi! Cioè, sempre così, oh, tocca ricorrere. Simo. Senti, ho notato una cosa. Vai. Cioè, io non ho visto un solo pellegrino questi giorni con lo zaino di Eli giganti, 15 kg. Sono tutti leggerissimi. Perché ormai la maggior parte dei pellegrini usa il trasporto dei bagagli. Come noi, no? Cioè, noi tutte le... Sì, come noi, ho capito. Però voglio dire, il mio zaino pesa 7 kg. Sì. Il tuo ne pesa 9. C'è qualcosa che non quadra. Mi zaino è sempre stato 7 kg. No, sul serio, cioè sul serio in questo momento, è vero? Ma perché tu c'hai dentro la macchina fotografica, il cancro. No, adesso. Il cancro. È scappato in gas. Così, io se dico una cosa, si avvera il contrario. Sono i primi, giuro, sono i primi. Tu devi capire una. Cioè. Se ti riesci a dirla, la capisco, ma rimane pestata. Partiamo da. Ma là. Lo facciamo dire alle ragazze dietro? Buon cammino! Grazie! Ugualmente! Ugualmente, Ultreia! Sabes che significa Ultreia? No! No! Ultre... Más adelante! Ultreia et Suseia! È un saluto tipico del Pellegrinos! Un saluto storico! Io ti dico Ultreia! Tu contesta et Suseia! Más in alto! E dopo che noi abbiamo spiegato a due spagnole Ultreia et Suseia, il film finisce qui! No, no, dovevamo dire quella roba là! Aspetta! Il cammino di Santiago è un pellegrinaggio. Uh-huh. E il pellegrinaggio è un viaggio dell'anima, del cuore, non del corpo e delle spalle. Quindi lo posso fare col monopattino elettrico? Tecnicamente sì, però non ti daranno la Compostela. Quindi per quello anche che molti lasciano il bagaglio e lo zaino, perché non è una delle prescrizioni per fare il pellegrinaggio. Anzi, appesantisce e rende la vita più difficoltosa e pesante. Ma pensa te. Poi, ovviamente, i puristi, quelli che si fanno chiamare veri pellegrini, a noi ci vedono come l'anticristo, no? Cioè, ah.
come quelli che fanno delle robe che non si devono fare, ma non è così. Cioè, quindi diciamo che forse sono loro che hanno una visione un attimino da ampliare? Non c'è il cammino giusto e quello sbagliato, non c'è il vero cammino e il cammino falso. C'è il cammino di Santiago. Ognuno lo fa come desidera, ognuno lo fa come se lo sente e ognuno lo fa soprattutto come può. Che bello che è questo paese, fa bello. Buongiorno ragazze, buenos dias. Ultreia! Questo è il signore che ieri mi ha accolto nella piccola chiesetta di Pala del Reis. Pala del Reis, grazie. È stato un momento veramente molto molto particolare, un po' come quello che ho vissuto a Betanzos sul cammino inglese, più o meno è stato così, però qui c'era anche un tocco umano. Alle 8 la sera ero da solo nel paese e ho trovato la chiesa, sono entrato, chiesa aperta, già mi sono stupito. E mi sono messo a sedere su una panca proprio con il broncio e lui è spuntato fuori dal nulla, mi ha cominciato a parlare, mi ha fatto questo sorriso, mi ha fatto il timbro. Non ho capito nulla di quello che mi ha detto, però è stato veramente bello. Ruscetta, c'è un caffè! vai! Vuoi il caffè? Ma un caffeino no! Ma andiamo a prenderci il polipo, dai, che oggi siamo da camminare, dai. Ma troviamo dai, un altro caffè dopo. Dai, dopo sì, sicuramente lo troviamo. Certo, non mi prendo in giro. Però. Domani lo troviamo. No, dai. No, lo troviamo. Vedi quanti incontri belli che si fanno sul cammino? E sono quegli incontri che ti scaldano l'anima, il cuore. Perché poi com'è che dici sempre che il cammino... Il cammino ti dà sempre ciò di cui tu hai bisogno. Su questo cammino, questo nello specifico, sul francese, questa energia, questa magia è proprio forte. Come se, no, se spuntasse, se fumasse da sotto i piedi. Io non l'avevo mai provata, neanche su mamma Francigena, che per me è veramente la mamma, no? Perché da lì che... E questo è papà Santiago. E questo è babbo Santiago ancora più forte, cioè... No, veramente, guarda, un effetto che non si può spiegare. Se non vieni qui, non lo provi. E io credo che te, nonostante abbia fatto questo cammino, quanto, 12-13 volte? No, 35, grazie. Questa è la 35esima. Però sai che cosa? Che... Ogni volta, cioè, uno può dire, può pensare che lo faccio per lavoro, ed effettivamente sì, lo faccio, ci metto tutta la mia... Sei fuori qua da tutto. Ci metto tutta la mia professionalità ed è anche il modo in cui pago le bollette, ok? Però queste cose qui, e il cammino di Santiago in particolare, lo puoi fare solo se senti che c'è un'energia fortissima. Io tutte le volte che vengo qui sento che mi rigenero. Il cammino per me è uno scambio di energia incredibile, perché è vero che ti stanchi e dai tanta energia, no? Camminando, stando con le persone, dai tanta energia mentale, parlando con le persone, raccontando la tua storia, ma ne porti a casa tantissima di più. E tutte le volte c'è un incontro magico, tutte le volte c'è un momento che se abbiamo la capacità, la bravura, la determinazione anche e la fortuna un po' di godercelo quel momento lì. Sono momenti che ci riempiono il cuore e l'anima. Sei già fatto più di 5 km, ma ci pensi? Cavolo, sì, ce ne mancano solo 24, come praticamente tutta la tappa di ieri. Eh? Ah. Che hai? No, ora tu me l'hai detto, sto meglio. Accidenta a te. Oggi stanno accadendo due cose. Uno, siamo entrati veramente nella fase riflessiva, però siamo anche entrati nel mood estremo della minchionaggine, no? Sai quando cominci a sparare bischierate a raffia, ecco. Poi oggi anche l'unica tappa dove siamo circondati da ragazze, davanti, di dietro, di sopra, di sotto. Ti piacerebbe? Era finita. No, ma nel senso metaforico, ecco. Sì, sì. Io ho smesso. Ora caffè. Ora caffè, va dove bene. Siamo? Dove siamo? Illustraci. Siamo a Casa Nova. Ah, Casa Nova, è facile.
Buenas, buen camino. Hola. La birrettina 9,40. Birrettina 9,40? Loro. Ah, loro. Però anche noi potremmo, eh. Arrivano dall'Irlanda. Che belline che sono, hanno la credenziale irlandese. Irish, right? Yeah, Irish, yeah. Yeah. Okay, Camino, thank you so much. You're welcome. Buen camino. See you later. Qui in Spagna c'è il pincio praticamente ovunque, anche quando pigli il caffè, vedi, caffettino e il pincettino, questo è dolce. Ma quello è mio. È il tuo questo? Allora ne mangio anche questo. Allora, sorvoliamo sul fatto che siamo rimasti gli unici pellegrini qui, ancora, gli altri sono già belli tutti partiti, però... Gli altri sono tutti a mangiare il polipo, è vero, però che è successo qua? Mi fa Simone. Stamattina dobbiamo fare un sacco di chilometri, abbiamo 29 chilometri, quindi mi raccomando, cioè il caffè è ok, però adesso caffè, stiamo leggeri. Mi ha detto lei, guarda, ho le uova, quelle fatte in casa, fatte dalle mie galline qua, quindi sono buone. Insomma, gli chiedo questo piatto di uova, classiche uova sfrittellate. Con il pane fatto in casa, piastrato, una cosa buonissima, totale 2,50 €. Cioè, non ho parole, non ho parole. La felicità. Passando sopra un ponte fighissimo, spettacolare, spettacolare. Volevamo volare qui sotto con il drone e volevo fare questa inquadratura dove il drone passa sotto mentre noi passiamo sopra. Il problema è che non c'è spazio per volare. Ma hai visto che anzi non è cambiata la vegetazione? Hai visto? Dove ti sembra di essere? A Marina di Vecchiano. Perché guarda che ce l'ha anche di macchia mediterranea, eh. Ma siamo arrivati? No. Ah, questa non è Melide? Quanto ci abbiamo? Un chilometro e mezzo. E poi nel pomeriggio, dopo il pulpo, gli altri 14. Vabbè, chi se ne frega, però è bello sto posto. È bellissimo, sì. Cioè... Guarda la chiesetta qua. Bella, mi ricorda un film di Robert Rodriguez. Tipo, c'era una volta in Messico, sai? E sai che dentro quella chiesa c'è un... Hola, buenas dias. Buenas dias. C'è un crocifisso con... Gesù che indica con un braccio, che non è attaccato alla croce, il pavimento. Qualcuno dice che indica la strada al pellegrino. Ah, bello. Aspetta, no, volevo far vedere questa, è troppo bella. Vai. Questo ragazzo qua è bravo, Mirko. Bravo, facciamo un sacco di video, è divertente, simpatico, mi diverto uno sbotto. Però porca miseria, non si arriva mai. Di solito arriviamo a Melida alle 11:15, 11:30. È mezzogiorno e mezzo, manca ancora un'ora. Dai! Ma con chi sta parlando? Con l'Ale. Ah. Voi pistolieri siete veramente pestiferi, minchia! Pestiferi? Pestiferi, una sentio da te per elementari. No, noi siamo one proprio delle merda. Avete già mangiato, no? No, ah, okay, stanno okay. Aspettando lui, aspettando, aspettando per...
Vado a mangiare il polipo qua. Lui. Assaggia. Grazie. Assaggiamo un pizzettino. Questo è il Vaticano del pulpo. Eccolo! Lo mangio lo stesso. Che porto ma, Ah sì, allora porto cambio. Muchas gracias. Questo è no buono. Non è buono. Bene. Di più. Di più. Oh, io te l'avevo promesso che ti avrei portato qui. Siamo a Melide alla Garnacha, una delle due pulperie storiche di questo paese. Questa però è la mia preferita, perché è un posto bellissimo, come vedi, e poi perché qui fanno un polipo che cioè spacca veramente. Lo fanno fondamentalmente in due tipi. Il polipo alla feira o alla galiciana, alla gallega, che è quello tagliato a rondelli dopo essere bollito, come quello che abbiamo visto prima all'ingresso. Ci mettono sopra la paprika, l'olio e il sale grosso, oppure lo fanno. Ti piace l'aglio? Sì, molto. Ecco, se ti piace l'aglio, ne fanno uno alla piastra, agliato. Dopo però dormi per i fatti tuoi stanotte, perché io con te in camera. Ma è vero che il polpo qui non si mangia con la forchetta? Eh no, assolutamente. Il polpo si mangia con il bastoncino. E poi dopo, la cosa più importante, è che devi fare la scarpetta, perché qua sotto... cavolo, qua sotto c'è un olio d'oliva che spacca. Ci devi fare la scarpetta dopo, eh. Oh, non scherziamo su queste cose. Sono importanti. Questo polpo è la felicità. Ora proviamo il pimiento del padron, giusto? Sì. Uno pica e l'altro no. Non sono caldi, mentre sono cotti, perché ama il peperone, il peperoncino, sono deliziosi. Io invece ho optato per il polpo alla plancia, polpo grigliato, ma la sua caratteristica è che è praticamente cosparso di una salsa a base di aglio. Ancora il polipo qua, grande la Italia, grande il polipo. I saw you waiting, searching for truth. Your eyes display it, your heart it's been you. Questo è un posto speciale. Perché, Simone, questo è un posto speciale? Siamo a Melide e in questa piazza si incrociano due dei cammini. Alle nostre spalle il cammino francese, che è il punto dal quale siamo arrivati. Aspetta. E invece di qua, sempre alle nostre spalle, ma ci siamo girati nel frattempo, arriva il cammino primitivo da Oviedo. E si chiama cammino primitivo, sai perché? Mm-hmm. Perché è stato il primo cammino percorso nella storia. Quando nell'813, se non ricordo male, sono stati trovati i resti di San Giacomo, il re è partito da Oviedo a cavallo per arrivare a Santiago ed è diventato quindi il primo pellegrino della storia. I found you dreaming, this could last forever, I'm shooting reasons. Benvenuti nel bosco di eucalipto. This could be where love it starts. Whoa, oh, oh. Ho appena superato il 24esimo chilometro di cammino. E adesso inizia quella che dovrebbe essere la salita più dura di oggi. Ho le gambe a pezzi, soprattutto le caviglie a pezzi, mai avute a pezzi come oggi. Il dolore è una costante, è una sorta di compagno di cammino in questo momento e si sale. Ah, che giornatona, mamma mia quanto è impegnativa e manca ancora più di un'ora di cammino, più di un'ora? Se tengo il passo svelto, eh. Does all drop at the candy shop when we walk in the store. Stavo riflettendo su un aspetto complicato di fare un film su Santiago, su un cammino, su questo cammino, quando ne hai già fatto uno l'anno precedente, e cioè il rischio di cadere nella banalità, non tanto per la storia, perché quella poi si costruisce strada facendo, quanto per le inquadrature, per le riprese, perché alla fine e fai sempre la stessa cosa, sei sempre su una strada, sei sempre a camminare, e riuscire ogni volta a trovare anche dei punti di vista differenti è molto difficile, perché puoi sperimentare quanto vuoi, sperimenti 10 inquadrature, 20, 100, 1000, ma poi prima o poi ritorni alla prima. Certo, con una troupe, attrezzature, steadicam, eccetera, uno potrebbe creare cose ancora più interessanti. Però poi alla fine, a volte trovo delle cose talmente belle in un'inquadratura fissa, no?
perché quando lo scenario racconta così tanto, come accade spesso sul Cammino di Santiago, non c'è bisogno poi di inventarsi chissà che cosa, no? Di così straordinario. A volte basta semplicemente immortalare quel punto, quel gesto, quella persona per rendere una cosa apparentemente insignificante straordinaria. Questo signore che se ne sta andando alle mie spalle piano piano mi ha incrociato qui su questa salita. Dopo i 28 c'è una salita, sì. E mi ha visto però così. Allora mi è venuto vicino, sorridendo, mi ha dato la mano e mi ha detto: buen camino, pellegrino, buen camino, buena vida. E praticamente come se avesse ricaricato le pile per continuare a salire, andare, andare, andare. La cosa più semplice e più bella del mondo. Un saluto, un sorriso. E lui mi ha anche dato la mano. Come a dire complimenti. Vado dove cazzo sei, ma chi te l'ha fatto fare? Bravo. A prescindere da quale fosse la sua ragione, per me è stato di un aiuto incredibile. E poi comunque c'è sempre lei, madre natura. Non vorrei essere in nessun altro posto se non qui. Magari con qualche persona che ho lasciato a casa, speciale. Allora sì, sarebbe veramente perfetto. Ce la posso fare. Ce la farò. Allora come sono andati i 29 chilometri? Non sono 29, sono 30 e 85, c'è una prova contraria. Qual è il tuo? Questo. Ok, ciao. Ci vediamo domani. Qua è il primo giorno che apre, perché la stagione sta iniziando adesso, no? Quindi io sono entrato prima, sai cosa ho fatto? Allora, sono andato ad accendere l'aria condizionata in tutte le camere, la pompa di calore, a far scorrere un po' l'acqua calda per verificare che funzionasse tutto, e ho portato le coperte, che abbiamo fatto lavorare questo! Sì, e tu hai portato anche le valigie in camera! Hai visto? Però hai visto che bella che è la camera? Sì! Va a vedere il bagno, va a vedere il bagno! Andiamo a vedere il bagno! Bello è il bagno, eh! Ripresa un po' così, vediamo la doccia, la cosa fondamentale, bella! Qui in questo hotel c'è sempre queste mega docce. Te l'ho detto io che i miei pellegrini li trasferisco. No, è dura la vita dei pellegrini. E dura. Poi il tipo lì, il padrone dell'hotel, dopo ci porta pure al ristorante, capito? In macchina, ho sentito. E così, dopo una meritata pennica, grazie a Luis e alla sua auto, raggiungiamo il centro di Arzúa. Per la cena Simone ha scelto la Churreria, un locale molto carino dove si mangia anche le costine di maiale. E diciamocelo, un po' di proteine ci vogliono, perché anche domani ci aspetta una giornata unica, fatta di storie e di incontri che ci lasceranno senza fiato. Sarà un tuffo ancora più profondo in questa magia chiamata Santiago. Ci si vede nel prossimo episodio. Ultreia. Diciembre se suicidó. Gracias. Perfecto. Perfecto.